Ragazzuoli, bentornati sul mio canale, io sono Laser. Oggi siamo nuovamente su Clash Mini e nuovamente è giornata di shopping, ma ragazzi, se quella di prima era uno shopping pauroso, questo è tipo stratosferico. Perché dico questo? Perché andremo a sbloccare, forse, devo vedere se ce la facciamo, 1, 2, 3, 4, 5 mini. Ok, dai, 5 mini su 10. Quindi io vorrei andare a sbloccare. Non lo so, questa che mi sembra fortissima, cioè ogni volta che ce l'ho contro, ragazzi, inutile dirvelo, ma perdo malissimo. Quindi questa l'abbiamo sbloccata. Il cavaliere, il principe, anzi, direi pure, lo sblocchiamo e ci facciamo proprio una partita con queste truppe. Prendiamo pure il bandito, anzi la bandita. Queste qua, ok, siamo a 3. Devo pure ricordarmi che le devo potenziare, quindi un attimo solo fatemele potenziare e poi vedo se riesco a comprarne altre. Ma mi sa che ne posso comprare forse soltanto un altro, perché se no non ci arrivo con i potenziamenti. Va bene, ci può anche stare. Upgradiamo il principe, ok, livello 19, GG. Perfetto, quindi potenziato pure il principe. Dov'è la bandita? La bandita è qua. Perché io vorrei inserire bandita e quella là che cura nel deck, nel mazzo che utilizzo per ora, che mi sembra tanta roba. E poi ragazzi ho scoperto che questo eroe, questo qua, allora dire che spacca i culi è veramente riduttivo, perché ragazzi fa paura. Cioè ogni volta che lo incontro, niente, posso già garantirvi che la partita è persa. Comunque, sblocchiamo lui. Che carino con i dentini da coniglietto. Fatto così, possiamo potenziarlo due volte, quindi va bene, non lo utilizzeremo. E poi io direi di andarci a sbloccare pure un eroe, perché abbiamo più di 20.000 monete e vorrei sbloccare lei. Nel dubbio sì, sblocchiamo lei. Non la utilizzeremo ora perché comunque è un livello bassissimo. Ok, l'ho potenziata fino al livello 7. Qua ragazzi sblocchiamo tantissime cose. Forse possiamo sbloccare pure un nuovo eroe, ma non so se arriviamo a 60, a 16.000 monete. Non credo. No, ok. Dov'è questa cosa che devo prendere? Perché mi dai qua? Ok. Quindi no, non ci siamo arrivati per 1.000. Allora, cambiamo il nostro deck e togliamo. Lui la sostituiamo con lei e lui la sostituiamo con lei. Ecco, vi volevo chiedere una cosa, ma queste skin, probabilmente ve lo saprete, ma queste skin con scritto più 60, più 70, vuol dire che fanno più danno? Perché se è così, vuol dire che questo è il gioco pay to win per eccellenza. Comunque, ragazzi, ci facciamo questa qua, una tipo Royal Rumble. Ok, ragazzi, finalmente mi ha trovato le partite, quindi. Quindi, direi così di mettere. È che io ancora devo capire qual è la differenza se lo metto qua e se non lo metto qua. Ok. Va bene, guadagno un pochettino più di vita. Proviamo. Proviamo così, non sono molto fiducioso, però va benissimo. Ovviamente lui mi ha dovuto schierare a sinistra. Il re barbaro, quindi come si chiama, la strega mi morirà sicuramente. Loro stanno diventando incredibilmente forti. Ok, uno gliel'abbiamo tolto. Quello là teoricamente gliel'abbiamo tolto pure. Allora, contro ogni aspettativa abbiamo vinto. Io ho letto che questo deck, comunque l'utilizzo della strega è veramente una rottura di scatole, perché come avete visto, ragazzi, spawna scheletrini a profusione. Siamo contro quel famosissimo deck, anzi quel famosissimo eroe che vi avevo detto che non sopporto. Quindi facciamo così, proviamoci quantomeno. Non mi ispira più di tanto, però ragazzi, vorrei provare un pochettino le carte nuove, perché anche la bandita e il... Non mi ricordo come si chiama l'altro, scusatemi. Come si chiama? Vabbè, lui. No, non ce n'è il nome, va bene. Boh, vediamo come va adesso, in caso la proviamo dopo. Ok, mamma mia, questa è persa, ve lo posso già dire ora, ragazzi, questa qua è persa. Perché è troppo forte quell'eroe, ragazzi, è troppo forte. Cioè, si sposta e guadagna vita, è qualcosa di indecente.
Non so nemmeno, penso di non averne vinta una contro questo tipo di eroe. Perché ora quello che non capisco è ogni volta che si sposta guadagna uno di quell'abilità. Adesso è a 5. Quindi non lo so, datemi per favore dei consigli contro questo tipo di eroe, perché veramente non ne vinco una. Non so come fare. Ora siamo contro il giappocinese. Vediamo se riusciamo a vincerla. Spero di sì. Spero ovviamente di sì. Vorrei mettere questo. E lo facciamo così. Ci può stare. Ok, dai, proviamo. Ok, allora. Perfetto, mi ha completamente stunnato la mia strega. Benissimo, fortunatamente è andato sulla guaritrice, che teoricamente dovrebbe non morire. Perfetto, gli togliamo tutto. Ecco, lui aveva il deck, quello che volevo fare io magari all'inizio del video, con il principe, lo scheletro gigante, quella là sotto che non so che cosa fa, però lo scopriremo, e tutto il resto. Quindi, ci siamo qualificati per il top 4, perfetto, direi anzi quasi ottimo. Speriamo di non beccare come primo avversario uno che ha questo qua, il vampiro. Siamo contro il re degli scheletri, è sempre un giappocinese. Quindi, allora, quelli diventano tutti invisibili, perché lui ha questo qua della notte, l'altra volta non mi ricordavo il nome, e tuttora non mi ricordo il nome, però va bene, avete capito quello che intendo. Metto questo qua, lui ha là il boscaiolo, va bene, facciamo così. Vediamo, mamma mia, che dolore incredibile che ci fa adesso. Ma proprio persa subito? Spero di no. Ah, perché lui mi ha tolto la strega. Non è una cosa positiva questa. Fortunatamente il nostro è morto. Stavo dicendo fortunatamente il nostro mago elettrico stava facendo tanti danni. Quindi ci siamo qualificati, abbiamo perso. Un poco sfortunati che il goblin mi è andato praticamente a uccidere il mago elettrico. Il principe mi è andato a completamente sfondare la mia strega. Quindi fatemi sapere per favore nei commenti una disposizione, un deck diverso. Intanto prendiamo qua tutte queste cose bellissime. Perfetto. Non possiamo prendere un altro eroe, fa niente. Però possiamo comprarne uno di questi. Lui, come si chiama? Ah, il fantasma royale, ecco come si chiamava. Ok, quindi fatemi sapere appunto nei commenti, ragazzi, determinati deck, qualcosa, anche con questi eroi, perché comunque ne ho 6. I primi 4 possono essere utilizzati, perché questi qua a livello 10 e livello 7 non so se sono utili. Comunque, io vi ricordo di iscrivervi se non siete iscritti, attivate la campanellina, un pollice in su, un commento, ragazzi, e mi raccomando condividete, che è gratis e mi fate solo felice. Noi ragazzi, come al solito, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!